di carta aperta, sentito, cioè è il tentativo di andare a vedere un po' di esempi di come tutte quelle metafore che l'urbanistica della città filmata ci ha mostrato l'altra volta, cosa cambia quando la città è scenograficamente ricostruita. Che vuol dire? Che può essere costruita proprio con il lavoro degli scenografi e dei costruttori proprio di fondali, pittori anche di fondali, costruttori di edifici fatti di materiali scomponibili alla fine delle riprese, cioè non in una città reale, ma in uno tipo Cinecittà o negli studios hollywoodiani, piuttosto che disegnata ad esempio in film di animazione, piuttosto che disegnata in digitale, tutto quello che volete. Il digitale forse stasera non ve lo faccio balenare, però vi faccio balenare qualcosa di simile che ci permetterà di fare una riflessione su quel tipo di immagine molto corrente oggi. Voglio iniziare la serata, però come vedrete io, cioè, ogni volta che faccio un corso mi pongo anche quest'altro problema, cioè Carlo, ricordati che sei un critico di cinema e quindi quelle poveracci che si fidano di te e vengono e spendono il loro tempo per 2 ore tutti i lunedì sera, probabilmente avrebbero bisogno o desiderio, comunque in generale, a seconda degli argomenti, di capire un pochino che cos'è il cinema in generale. Io questo non lo dimentico mai, l'ho già fatto l'altra volta, vi ho dato delle definizioni di cinema, la fondamentale delle quali è: il cinema non mostra mai la realtà, il cinema è uno sguardo su tutto quanto, anche una realtà inventata, lo vedremo anche stasera. Stasera ad esempio vedrete che si parla molto di che cos'è all'inizio, di che cos'è il cinema e di che cosa vuol dire filmare in un certo modo piuttosto che in un altro. Quindi pensate sempre che qualsiasi cosa io dica, sotto sotto io mi infilo delle quelle che altri chiamerebbero lezioni didattiche di cinema, che a me annoia e penso che annoiano gli spettatori a fare così, proprio in modo didascalicamente esposto, a meno che non siano le prime volte che ci si vede, anche qui l'ho fatto, le prime volte che ci vedevamo, ma dopo 15 anni che ci vediamo ve li infilo dentro discorsi più complessi e che vanno a parare anche a 360 gradi su tante altre cose. Si parla di cinema, film sul cinema, supremo, nonché premio Oscar, di quel grandissimo autore, molto poetico e molto intelligente, a cui abbiamo dedicato tanti anni fa un corso anche qui, François Truffaut. Il film si intitolava Effetto Notte. Come inizia Effetto Notte di François Truffaut? Lo vediamo, inizia proprio così. Facciamolo pure vedere. Effetto Notte di Truffaut. François Truffaut è quel regista lì che avete visto dare le indicazioni. È il regista Fernand, si chiama nella finzione del film, anche dentro come attore. Ma è di una leggerezza infinita questo film qui, e con grande leggerezza fa capire tantissimo che cos'è il cinema, soprattutto che cos'è il girare un film su un set cinematografico, la relazione con gli attori, la vita di un regista, che cos'è, che delirio, eccetera eccetera. Ma l'avventura del fare un film, Effetto Notte. Effetto Notte è un effetto speciale, un tipo di effetto speciale, la notte americana la chiamano in francese, la nuit américaine è il titolo originale del film. Ma qui questo pezzo qui ve l'ho fatto vedere perché forse l'avete capito nell'inquadratura finale dall'alto, quando c'è la musica, che è strepitosa, secondo me, meravigliosa questa cosa, perché fino all'ultimo momento, pur avendoci fatto capire, no, che tutta quella scena iniziale che ci sembrava tanto naturale, in realtà è la costruzione matematica della naturalità dei movimenti, che in realtà è tutto, dopo nella secondo ciak in cui ce la fanno vedere facendoci sentire i comandi che muovono tutti quanti, noi capiamo che cos'è il film che vediamo in genere, cioè
questa costruzione, Orson Welles direbbe, questo trenino giocattolo perfettamente oliato, che se non è perfettamente oliato noi non percepiamo come naturale. Ma nonostante questo, nonostante ci dicano siamo agli studi Victorin di Nizza, noi fino all'ultimo ci dobbiamo di stare vedendo una città reale, e nella inquadratura finale, allargando, invece scopri che quelli che ti sembrano palazzi in realtà sono impalcature di cartapesta, è tutto finto, sarà tutto smontato alla fine delle riprese. Ecco, questa cosa qui, unita al movimento cronometrico delle comparse, dà un'idea di città addirittura struggente, perché da un lato tu dici, ma quella che adesso qui uso termini da Green Pass, no? Anzi da non Green Pass, quella che tu ti illudi essere la libertà, in realtà non esiste, no? Tu credi di vivere in un mondo libero in cui i tuoi movimenti sono naturali, in realtà è tutto indotto da qualcuno. Quindi è un qualcosa di atroce, no? Potrebbe essere. Eppure la leggerezza infinita del tutto non ti fa propendere per questa interpretazione, o meglio, ti fa prendere atto di questa realtà. Uno dice, sì, è un film, però è un film che a me assomiglia tanto a... cioè io ogni volta che vado in metropolitana, vado in una piazza, io ci penso a questa scena che ho conosciuto al cinema e mi dico, ma è tanto diversa la realtà da quella scena iniziale di Effetto Notte? Perché uno dice, sì, ma mica c'è uno che dice adesso fuori dal metro, signore, proprio sotto avanti, vero, macchina rossa esca di scena, vero che non c'è nessuno che lo grida un megafono, ma altrettanto vero che c'è un semaforo nella realtà che mi dice macchina rossa esca di scena, macchina bianca entri. Ed è vero che c'è un'organizzazione sociale che mi dice ore 8:20 tutti in metro perché gli uffici aprono alle 9, non sei libero di muoverti quando ti pare, gli orari sono scanditi come in un alveare città, gli orari dei negozi, delle scuole, degli uffici, è come se qualcuno al megafono ti dicesse fuori dal metro, avanti, più veloce lì davanti al caffè, capite in che senso lo dico? Ecco, quindi uno sguardo, un prendere atto di questo, e nello stesso tempo però, una volta capito che siamo tutti delle comparse, noi cittadini, anche se ci illudiamo di essere protagonisti di chissà quale storia, nello stesso tempo però c'è qualcosa di meraviglioso in questa scena qui, in questa visione di città, cioè che non c'è nessuno che rema controcorrente, hanno tutti lo stesso intento, vanno tutti, è come se si fossero tutti d'accordo, non ci fossero conflitti, non c'è qualcuno che non la signora col basotto non dice no, mi togliete la mia libertà, io non vado da questa parte. Capito l'allusione ai no Green Pass? Cioè, è una società perfettamente organizzata, in cui il rispetto dell'altro non è neanche un pensiero, perché è come se fosse tutto automatico, appunto. Ecco, c'è questa cosa di bello in questo modo di vedere l'azione, proprio quello che si grida al regista, azione, sono tutti fermi, come manichini, azione, e la città prende vita. L'avete visto, no? Come quando parte, stupendo, no? Per un momento lì. Ecco, l'azione però è come se tutti quanti telepaticamente si dicessero, ma sì, è bello vivere così, siamo tutti d'accordo, io vado di qui, tu vai di là, e in qualche modo c'è grande serenità, no? In questo, perché tante volte l'assenza di serenità in una città è data invece dalla conflittualità dei movimenti. Quello che non vuole andare di qui, quello che pretende di passare col rosso, quello che pretende di entrare al ristorante senza Green Pass, o il ristoratore che pretende che tu hai il Green Pass, sì, però allora
stai dentro, no, ma io voglio stare nel tavolino fuori, no, stai dentro perché sennò io beh, non faccio affari, perché poi ci sono quelli che non ce l'hanno che li devo mettere fuori, così riempio più tavole. Concetti di libertà all'italiana su cui spero che in tutti questi mesi abbiate fatto grandi riflessioni. Effetto noto può servire anche questo, cioè l'idea delle strade di cartapesta di un set cinematografico rifatto in studio, fra movimenti di comparse, comandi che direzionano i movimenti e le azioni delle persone, personaggi, e edifici che in realtà non sono tali, e forse per questo questa cittadina è così pulita, no? Perché è ricostruita. Quindi la città rifatta in un set tante volte ti dà anche quel che di ideale, di città ideale, che forse non è possibile, ma che magari è utile prendere come modello interiore per meglio vedere cos'è che manca nella realtà. No? Nella realtà della città in cui vivo io, Roma, manca questa pulizia, ad esempio. E lì dentro non ci sono neanche, oltre che i rifiuti per terra non ci sono neanche i relitti umani, fra cui io faccio lo slalom ogni volta che scendo di casa, e mi sento dire, no, l'altra volta ho parlato di Giorgia Meloni, adesso che le elezioni sono finite, posso anche fare parto di e parlare di, come faccio sempre, anche criticamente, di certi atteggiamenti della sinistra in Italia. Cioè, belle parole, l'inclusione, la solidarietà, poi bisogna vedere come li declini queste cose, a vedere tutti i relitti umani che obbligano i cittadini romani a fare lo slalom. Cioè, molti romani camminano in mezzo alla strada dove vanno le auto perché i marciapiedi sono occupati da persone in orizzontale che bloccano insanguinate, sporche, emergenze sanitarie, li chiamerei, molto di più, forse sanitariamente molto più pericolose. Per loro stessi in primo luogo, ovvio, e poi per gli altri cittadini, i bambini che tornano a scuola, c'è inclusione, solidarietà, ma questo io lo chiamo abbandono, non è inclusione, abbandono loro e abbandono nostro, gli cittadini, che siamo obbligati a convivere con questi problemi irrisolti. Lo so benissimo che sono cose difficili da affrontare in una città qualsiasi, poi una città come loro non ne parliamo. Ma ecco, tutte le persone quando ragionano di inclusione, lo faccio sempre io da critico di cinema con gli spettatori, sapete che io voglio includere tutti, anche quelli con la licenza elementare, già nel mio modo di parlare, di linguaggio che uso, è appunto perché so che includere vuol dire però non abbandonare nessuno. Quante volte io degli spettatori ho detto a voi che sono stati tutti questi decenni abbandonati. Poi certo, c'è il critico di cinema che non li abbandona, così come c'è la Caritas che non abbandona quelli lì, ma altra cosa è ragionare su una società che strutturalmente, senza bisogno di questi volontari o di questi lavoratori precari mal pagati o sottopagati, si occupi strutturalmente, la società che strutturalmente deve occuparsi di tutti questi umani. Le città di oggi contemporanee presentano tantissimo questo problema di inclusione, vedete che ne parleremo varie volte questa sera. Casualmente mi sono reso conto che ho selezionato varie cose che vanno a parare tante volte da quelle parti. Ma a proposito di, sai, questa ripresa che avete visto del questo chat di Vi presento Pamela, il film di Effetto Notte, questi movimenti nella piazza, sono quello che cinematograficamente i critici di cinema e naturalmente gli addetti ai lavori, i registi, vi chiamerebbero un piano sequenza, cioè una ripresa, io accendo la cinepresa e continuo a filmare fino a quando finisce la scena. Cioè non è che interrompo e poi sposto la cinepresa o con un'altra cinepresa faccio il primo piano di Jean-Pierre Léaud, quello che esce dalla metropolitana, e poi il primo piano dell'attrattore, il primo piano di qualcun altro, una ripresa dall'alto. No, faccio una ripresa continua. Quello è il piano sequenza. Il più famoso piano sequenza della storia del cinema è stato fatto da quel regista che non a caso ha
detto, dato come definizione del cinema, il cinema è il più costoso trenino giocattolo mai messo in mano a qualcuno. Certo, perché anche lui per primo lo usava, l'abbiamo visto con Quarto Potere qua, non voi, il suo primo meraviglioso capolavoro del 41. Ma lui nel 56 fa un film che si intitola L'Infernale Quill, Touch of Heaven, il trucco della mano. E fa un incipit che è fantastico, proprio l'antologia della storia del cinema, sia la scena prima che mi avete detto notte, che è tanto più questa che faccio il trucco della ben presente. L'Infernale Quill inizia in questo modo qui, lo vedrete. C'è qualcuno che ha un ordigno in mano, a orologeria, e che va a posizionare sotto un'automobile. Parte una sorta di domino, cioè tutte le cose, tu spettatore sai qualcosa che i personaggi dentro il film non sanno, che c'è una bomba che prima o poi esploderà, è il meccanismo della suspense, di cui Hitchcock era il grande maestro, no? Questo è proprio il classico meccanismo, ma è talmente esibito che uno spettatore avvertito dovrebbe subito immaginare: ma questo mi sta facendo la suspense, come farebbe Hitchcock? Oppure, tanto Hitchcock, ma quanto soprattutto uno così esibito come questo regista qui, lo vedrete come film, non è che invece che la suspense mi vuole fare un ragionamento e soprattutto un ragionamento sul cinema, già in modo così sottolineato di filmare questa azione in piano sequenza. In piano sequenza si fa molto notare, lo vedrete, cioè il fatto che sia una ripresa continua in cui, adesso che avete visto quella scena di effetto notte, godetevi tutti i movimenti di automobili, passanti, comparse che ci sono, perché ovviamente questa scena qui è stata filmata in un set cinematografico ricostruito, tanto quanto quella scena di prima, con gli stessi modi, gli stessi comandi, avanti l'auto, il vigile urbano, avanti quello col carretto, esattamente quello che avete visto prima, ma qui lo sentiamo senza i comandi del regista. Ma voi, d'ora in poi, ve li dovete immaginare. E qui sono talmente oliati i meccanismi, talmente esibiti, che ripeto, uno spettatore avvertito deve ovviamente subito sospettare di dire: ma questo mi sta raccontando una storia o mi sta raccontando che cos'è il cinema? Provate a vederlo e poi ne riparliamo. Vi avverto, scusate, di questo film, vi ricordate cosa vi dicevo con Quarto Potere di Orson Welles, che è stato premiato per aver fatto più grande capolavoro della storia del cinema, dicono alcuni, dico io però, uno dei film più importanti della storia del cinema, di sicuro, perché ci ha fatto capire che cos'è un autore cinematografico, la personalità di un regista comunque, al di là del fatto che abbia inventato lui o meno la storia, ad esempio lo sceneggiatore Mankiewicz ha scritto una storia bellissima, non è Orson Welles, ma la personalità della regia, della messa in scena, lui è stato premiato in questo modo, l'hanno eliminato da Hollywood, perché se tu osi essere troppo originale, essere troppo fuori dagli schemi, così il mondo troppo industriale del cinema ti, tra virgolette, premia, e l'hanno escluso dalla sala di montaggio. Il montaggio è fondamentale al cinema, dalla forma. Quindi di questo film esistono svariate versioni, anche tentativi di ricostruzione filologica, perché Orson Welles non ha potuto fare il film come lo voleva fare lui. Lui ha fatto le riprese e poi gli ha detto: va bene, fuori dalle palle, adesso te lo montiamo noi con i nostri criteri, normalizzando il più possibile le cose strane che fai tu. Per fortuna che la scena iniziale non ha fatto primi piani di primi piani, ha fatto solo un piano sequenza, e quindi la vediamo come l'ha filmata lui, ma com'era sonorizzata, ma vai a saperlo, hanno tentato di ricostruirlo, lui voleva fare sonoro d'ambiente tutto quanto, gli hanno messo una musica di Henry Mancini. Allora io ve la faccio vedere il più spuria di tutti, perché anch'io, come lo sono, voglio farvi capire, oltre che cos'è una strada di carta presta, che cos'è il cinema,
Il cinema è anche una grande cialtronata in cui quello che chiamiamo arte con la maiuscola deve venire a patti con quella cialtroneria che chiamiamo incassi. E quindi fanno vedere in Italia il film, lo doppiano, e quindi sentite parlare in italiano gente lì e cialtronestro. Ciao, che è la follia! Ma noi in Italia siamo abituati da sempre al fatto che sia doppiato, cioè che qualcuno in italiano, un altro attore, parli sul labiale di un attore americano. E altra cialtronata è che un po' ci sarà un po' quello che voleva fare Orson Welles, un po' quello che ha fatto Henry Mancini con la produzione di musica, un mix di quello che voleva Welles e di quello che poi è stato fatto, e in più il doppiaggio di cui vi parlavo non è neanche quello originale che abbiamo conosciuto noi da ragazzi, che l'abbiamo visto, ma un nuovo doppiaggio orrendo fatto per le versioni digitali, perché in digitale non si poteva più utilizzare per la resa, eccetera, quel vecchio doppiaggio, e come tanti altri film sono stati rifatti. I cultori di cinema si lamentano tantissimo di questo, perché affezionati ai doppiatori di un tempo, cinico, le adattanze, eccetera, non ritrovano più quelle voci, e tutti i problemi che nascono dall'idea di doppiaggio, ma anche da un'idea sbagliatissima di evoluzione tecnologica. Cioè sbagliatissima. Va bene l'evoluzione, però prendere atto, per cortesia, che questo non significa miglioramento continuo, possono anche peggiorare le cose. Peggiorare. Ad esempio, con l'evoluzione tecnologica, leggi Smart TV o nuovo digitale di UDTV, che adesso sarebbe obbligato da venditore, mi sembra, che fra pochissimo, due giorni, siete sicuri che miglioreranno le cose? Beh, qui di nuovo da vedendo le voci di quello che non sono, cioè no Green Pass, direi, ma ci tolgono molta più libertà queste nuove voci. Provate a registrare qualcosa con le Smart TV, come facevamo noi con le videocassette, io registravo tutto e ve le facevo vedere agli spezzoni. Adesso è sempre più difficile, limitazioni ovunque, e quindi si lamentano il Green Pass, ma svenga, ma vi siete resi conto che è tutta una limitazione di libertà, le città e il mondo in cui viviamo, altro che Green Pass, quello è l'ultimo delle limitazioni, le Smart TV nessuno ha protestato, lasciamo perdere i cookies, roba da pazzi, e le telecamere di sorveglianza ovunque. Vediamo l'infernale Queen, che sguardo, il cinema è uno sguardo, dicevo. Guardate lo sguardo di questo film. Questo è YouTube. Anche questo fa parte della cialtroneria corrente, signore. Cioè, questo nostro legame con le connessioni. No? Però, tra l'altro, noi in genere non abbiamo problemi, però qui ce l'ha dato stavolta. E vediamo se parte. Ma comunque, molto avete già capito, secondo me, di quello che dovevate capire. Semmai poi ve lo racconto. Quando dico, ecco, limitazioni, beh, questa ad esempio è una, no? Uno dice, ah, ma oggi su internet puoi vedere tutto. E c'è gente che si lamentava quando saltava la pellicola 4, che gridare, dai, ci sono ordini, i vecchi delle sale cinematografiche. Però, capite, queste cose non succedevano. E io questa scena me la vedevo tutta, magari, no? Cioè, le limitazioni una popolazione matura le accetta. Signora! Di dove? Di Filadelfia. E si chiama Vargas. Ehi, Jim! Hai visto chi c'è? Lascia pure, mandalo via. Guarda, voglio proprio essere cialtrone fino in fondo, spento. Accendiamo pure la luce. No, perché, guardate, sapete che un mio credo è quello che intitolerei le occasioni educative, cioè le persone che sono nel mio ruolo devono essere come dei falchi che appena vedono la preda si lanciano. Io qui ho visto la preda, l'occasione educativa, succede una cosa del genere, la sfrutto immediatamente. Questo dovrebbero fare gli insegnanti a scuola, aperta e chiusa parentesi. Occasione educativa qual è? Riflettere sulla fragilità estrema dell'arte nella nostra società.
continuano a raccontarci che la tecnologia ci aiuta, che la tecnologia... No, guardate, non cambia mai un dato, che l'arte, il tentativo della sensibilità umana di farsi largo in mezzo alle cose brutali o alle persone brutali, il rapporto è sempre questo, dei fragili che vengono schiacciati e deturpati dai più forti. Questo bisogna prenderne atto proprio per, anche per, come è il discorso dell'inclusione di prima, proprio per aiutare davvero queste fragilità. Queste fragilità le si aiuta non con la divinizzazione della tecnica, della tecnologia, ma col grande rispetto della fragilità. E quindi strutturalmente farsi venire in mente tutte le possibili occasioni in cui un qualcuno o un qualcosa di fragile potrebbe andare incontro ad un naufragio e prevederlo per tempo. Questa cosa qui secondo me è fondamentale e io non la leggo per niente nella società contemporanea per quanto riguarda il mondo di cui mi occupo io, cioè arte in generale, sensibilità umane in generale, cinema in particolare. Vi ho appena detto che il digitale, ad esempio quel brutto doppiaggio che avete iniziato a sentire, che sarebbe diventato ancora più brutto nel prosieguo, è stato fatto per in ossequio alla nuova tecnologia imperante. Ah, dobbiamo costruire DVD e tutto quanto eccetera, e quindi dobbiamo rifare il doppiaggio. Con buona pace dei bravissimi doppiatori che l'avevano doppiato un tempo e quindi degli effetti sonoro sensibili sugli spettatori contemporanei, giovani d'oggi, che invece lo conosceranno grazie alla tecnologia con questo brutto doppiaggio. Cos'è più importante? La nitidezza digitale o l'espressività della voce di un attore? Ma insomma, queste riflessioni chi è che le fa ancora? Sono tutti in ossequio a sua maestà tecnologia, che va benissimo la tecnologia, è la storia dell'uomo la tecnologia, l'invenzione della ruota, però appunto bisogna essere consapevoli che è quello, per quello io internet lo chiamo l'invenzione della ruota 20.000.0 o giù di lì, cioè è quella storia lì. Ma l'evoluzione dell'uomo è inventare una ruota che funzioni ancora meglio o inventare un animo umano che funzioni ancora meglio? Beh, io non dubbio tra le due cose. Naturalmente questo non arresta la ruota 20.000.1.0 eccetera, non resta questo, però per le tecnologie non ci dobbiamo dimenticare di quell'altro frangente delle nostre vite. E beh sì, The Truman Show adesso non è a caso arriva, ma che cosa avete visto voi? La perfezione fluidissima dei movimenti, ma anche la mostrazione di che cos'è il cinema. Io do delle informazioni a te, spettatore, la bomba, tic, 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 e tutto il filmato che faccio è per stimolare le tue reazioni, perché tu stai seguendo, sai che quell'auto può esplodere, e quell'auto sta incrociando pericolosamente i due protagonisti, e tu inizi a chiedere, ma adesso cosa succederà, adesso cosa succederà? E quella coppia di quella, l'auto frena, ha questi movimenti, un po' la vedi, un po' non la vedi, si nasconde, i passanti, chi è che incrocerà l'auto durante l'esplosione? Capite che cos'è il meccanismo di suspense? Ma ti dice anche che cos'è una storia in generale del cinema. Non a caso, come va a finire questa scena qui? Che Janet Leigh, innanzitutto scopriamo che questo piano sequenza ha tracciato una linea, che ce l'è venuta a Trump questa linea, che va dal Messico agli Stati Uniti, cioè siamo sul confine queste due nazioni, queste due culture, e il piano sequenza ne ha fatto sentire la continuità, non so se, e perché invece lo stacco avrebbe fatto sentire una separazione, invece la linea del cinema ne fa sentire lo sconfinamento in continuità, no? E Janet Leigh dice, ma ti rendi conto a lui che mi hai appena sposato che non mi hai ancora baciato da quando siamo nel paese? Loro si baciano e appena le labbra si incontrano, l'auto intanto è andata avanti, le labbra si incontrano,
si sente l'esplosione. E qui uno spettatore intelligente dovrebbe dire: ma allora non sarà che tutte le volte che io vedo in un film Julia Roberts e Hugh Grant in una commedia sentimentale da Londra, non è che tutto quello che succede è la stessa cosa che mi ha fatto vedere in un minuto e mezzo Orson Welles qui, cioè un sapiente dosaggio di vedo, non vedo, aspetto quello che accadrà, cioè il bacio che aspetto, e che funziona esattamente come una bomba orologeria che gli sceneggiatori piazzano dall'inizio con Hugh Grant e Julia Roberts, e tu già c'hai la codina in bocca come il cane di Pablo quando sente il campanello che gli annuncia l'arrivo della polpetta. E il cinema funziona in questo modo, e il cinema però è anche questo trenino elettrico che vi è stato fatto vedere perfettamente, è come un plastico il cinema in cui il regista fa muovere i suoi soldatini, i suoi personaggini, il suo trenino, lo accende quando vuole lui e va alla velocità e passa sotto la galleria quando vuole lui, eccetera eccetera. Il cinema è questo, ed è anche questa stratificazione nel tempo di cialtronate o di abbandoni. E il cinema muto non mi piace perché si vede tutto male perché non lo restaurano. Vai a Pordenone dove c'è il festival del cinema muto e vedi che splendide immagini facevano quelle lì, altro che è brutto l'abbandono che l'abbiamo lasciato, come è brutto quell'umano che io scavalco uscendo di casa insanguinato e sporco per strada. Ma è brutto lui o è brutto il nostro abbandonarlo che poi produce quel risultato orribile, insanitariamente pericoloso? Stessa cosa i film muti, è frutto del nostro abbandono. Ma poi sono ridicole perché si muovono velocemente, certo, perché erano girati a manovella eccetera ed erano proiettati con altre velocità, la tecnologia è andata avanti, sì, e grazie, però ha abbandonato e ha lasciato indietro i capolavori del muto in questo modo, che poi oggi a te possono sembrare ridicoli se non sono proiettati con la giusta velocità. Una stratificazione di complessità, di bene e di male, di cialtronate e cose sublimi. Il cinema è sempre questa cosa, però Orson Welles lo sapeva bene, infatti dopo aver girato un capolavoro poi girava un filmaccio per soldi o la pubblicità di un whisky, così. Lui non consulta della cialtroneria di Orson Welles, unita però alla sua capacità di poter essere sublime. The Truman Show ci fa vedere di nuovo un set cinematografico, ma ve lo ricordate quel film lì? Ci mostra un personaggio che non sa di essere un set cinematografico fin dalla nascita. Tutta la città di Sea Haven, questo paradiso di mare, in cui lui abita, in cui lui è nato e sempre vissuto, non è mai andato da nessun'altra parte perché lo hanno convinto che il migliore dei mondi possibili è lì dove è nato lui. E anche questa cosa qui non so perché mi fa capire che non mi stanno parlando di TV, in questa città che sembra la città felice delle pubblicità, la città ideale, la città perfetta, linda, pulitissima, tutto scorre senza grossi problemi. In realtà è un reality show, è un enorme set cinematografico gigantesco in cui lui è stato adottato da bambino da una produzione cinematografica e usato come attore a sua insaputa. Quindi certo una riflessione paradossale, fantascientifica sul nostro concetto di reality show, ma anche una riflessione, e soprattutto una riflessione filosofica su che cos'è la nostra realtà, non reality, e su quanto siamo liberi o non liberi noi. Già un po' di riflessioni le abbiamo fatte, ma sai, ripeto, le telecamere di sorveglianza, tutto quel sistema di segni, anche qui in Queen, no? Il vigile urbano, le strisce pedonali, i semafori, il passante, sono tutte limitazioni o segni che ti inducono ad andare da una parte piuttosto che dall'altra. Non saremo topi da laboratorio, ma le nostre città sono conformate, le nostre società sono conformate comunque come sistema di segni che ci guida. Buona parte di quelli che si installano
enfatizzano il concetto di libertà senza mai aver visto neanche film brutti di Jodorowsky. Non so se vi ricordate quel bellissimo film di Jodorowsky del 93, dedicato al concetto di libertà, film blu, bianco e rosso, libertà, egalità e fraternità. Sul concetto di libertà, che Jodorowsky, il suo sceneggiatore Piesiewicz, che nella vita faceva un avvocato, tra l'altro, anche se molto impegnato politicamente e socialmente, Piesiewicz e Jodorowsky fanno una riflessione molto bella, filosofica, in quel film lì, in cui si dicono, sì, la libertà, bella libertà, no? Però la libertà assoluta che cosa vuol dire? Vuol dire non avere amori e amicizie, perché vuol dire non avere legami di alcun tipo. Quindi la libertà non è una cosa bella, la libertà è qualcosa che va limitato anch'esso, perché sennò diventa una cosa mostruosa. Vado a far capire a certa gente. Truman Show ci pone di nuovo questa dialettica, libertà, non libertà, eccetera. Dove sta la felicità? Proviamo a vedere questo pezzo, e di nuovo c'è il set cinematografico di Effetto Notte, ma qui come non mai è percepibile una riflessione su due cose che abbiamo continuato a dire in queste prime ore di questo corso, cioè il cinema è uno sguardo sulle cose, due, le nostre città sono un enorme sistema di controllo, perché le telecamere di sorveglianza non le hanno inventate Peter Weir e il suo cosceneggiatore Andrew Niccol, ma le abbiamo inventate noi altri nel mondo reale. Proviamo a vedere allora questo pezzettino qui di The Truman Show, quando Truman inizia ad avere qualche sospetto che nella realtà che lui ha sempre vissuto c'è qualcosa di un po' strano. Automobili che passano continuamente nello stesso punto, una certa non so che di sentirsi osservato, e poi addirittura indizi gravi del fatto che la realtà non sia tale. Proviamo allora a vedere questo pezzo qui, e spero che capiate come riflette tantissimo sul cinema, esattamente nei modi che ha fatto Orson Welles prima, cioè fa vedere troppo chiaramente che cos'è uno sguardo su qualcuno che si muove, per non farti capire che è un film che ti fa riflettere anche su che cos'è il cinema in generale, ma anche su che cos'è la tua realtà quando ti muovi in una città e credi di essere libero. Ripeto, ahimè, molti spettatori all'epoca banalizzarono The Truman Show, e addirittura alcuni non andarono a vederlo dicendo sì, vabbè, però non è che mi interessa un film che parla dei reality televisivi, eccetera. Ma figurati se questo è l'argomento di questa narrazione qui. Qui è chiarissimo, anzi è fin troppo ovvia la chiosa che sto per fare e che faccio inevitabilmente, cioè avrete notato che uno, le città sono piene di telecamere di sorveglianza, due, che se andate in un negozio di qualsiasi di caramelle per la gola, sul vostro smartphone dopo un minuto vi arriva una pubblicità di caramelle per la gola. Siete voi dentro uno show o è Jim Carrey? Capite? Cioè, fin troppo ovvia questa chiosa, cioè, ma già nel fine anni 90, quando è stato fatto questo film, c'era chiarissima la percezione di questo ipercontrollo e inseguimento quasi poliziesco, che non le polizie, ma i mercanti ci stanno facendo, e che noi abbiamo accettato, come tantissime altre cose del nostro mondo, perché è troppo complesso starci dietro a tutta questa noi siamo come sotto assedio, no? La gente vive in assedio, quelli che ti telefonano, ma vuoi cambiare le cose telefoniche, eccetera. Cioè tu ti dici, ormai nelle nostre case sono delle trincee in cui tu ti metti l'elmetto e aspetti di sparare al primo venditore che arriva, no? Dovremmo farlo anche con gli schermi degli smartphone e del computer, ma è impossibile difendersi ormai, perché è un mondo fondato su queste cose. Semmai bisogna concentrarsi su come controbilanciare per preservare l'umano in questo delirio, in questo mondo di pazzi e di ipercontrollo. Però
mentre vi faccio notare quanto Peter Weir, il regista, vi ha fatto vedere quanto è chiaro che tutto quello che vedete è frutto di uno sguardo sulle cose. Cioè, non è, tu non puoi, dopo aver visto questa scena qui, dire: hai cosa visto in questa scena, spettatore? Ho visto che c'è Jim Carrey che si gira per la strada e si accorge che no, tu non hai visto Jim Carrey, tu hai visto uno sguardo su Jim Carrey che si muove, sempre, amplificatissimo delle strane inquadrature, modi di filmare che Peter Weir ha esibito proprio per dire forte e chiaro allo spettatore, insomma hai capito spettatore che fin dal primo minuto che tu non stai vedendo il film che ho fatto io, tu stai vedendo il reality show che fa il regista del reality che si chiama Christoph interpretato da Ed Harris, che ed è chiarissimo fin dall'inizio d'altra parte, perché i titoli di testa del film all'inizio non c'è scritto The Truman Show con Jim Carrey regia di Peter Weir, ma c'è scritto The Truman Show con Truman Barber regia di Christoph. Cioè tutto quello che stai vedendo tu è questo sguardo del reality show che vivo, che vedono quei pazzi che vivono in quel mondo di pazzi che ha congegnato questa cosa qui. Nel dire quindi per l'ennesima volta questo, però vi faccio notare, per tornare nelle nostre città reali, che al di là delle telecamere di sorveglianza, ma voi pensate anche quando vi fanno un nuovo quartiere a Milano, tipo quello di Gaia Orenti, che piace tantissimo ai ragazzi, no? I grattacieli, il bosco verticale lì a fianco, ma soprattutto tutta quella piazza di Gaia Orenti con i grattacieli e la fontana e quest'altro eccetera, servito dalla stazione della metropolitana. Ma è chiaro che è tutta un'induzione ad andarci. Cioè, se tu costruisci una cosa del genere, non c'è più neanche bisogno che uno ti dica: vai, dirigiti verso stazione Garibaldi, sali in scala mobile ed entra nel centro commerciale, eccetera. Perché è l'urbanistica stessa che te lo suggerisce, che ti invoglia, che ti instrada. Non dico che ci sia per forza qualcosa di demoniaco o dittatoriale in questo. Dico che le nostre città sono strutturate come sistemi di segni, quelli che noi chiamiamo servizi. La metropolitana, la fermata della metro, a seconda di dove la metti, induce le persone a frequentare quella zona. Lo sanno bene i negozianti che fanno la gara ad essere in quella zona. Lo sanno bene i proprietari di mura che quadruplicano gli affitti ai malcapitati quando arriva un servizio proprio lì. E naturalmente, lo vedremo all'inizio della serata a misura d'uomo, naturalmente chi fa affari in questo modo qui, politici, palazzinari, eccetera, ci stramarciano su queste cose qui. Quindi è tutto un complesso di cose, capite? Una città, cose belle, perché io ammetto che possa essere anche bellissimo tutto questo, ma anche sempre tenere conto dell'aspetto brutto e in qualche modo disumano e liberticida di queste stesse cose. Ripeto, non da eliminare, perché questo è il brutto andazzo che vedo io fin da quando ho l'età della ragione, devo dire la verità, non semplicemente in questi ultimissimi anni. Cioè, quando qualcuno vede qualcosa che non gli piace, dice bisogna eliminarlo. Mazza, questo sì che è uno sguardo dittatoriale. Mamma mia, cosa fai, il gulag? O fai il campo di concentramento per eliminare le cose che non ti piacciono? Io in modo più pacifico propongo, anche se magari sono molto severo nell'indicare brutture o addirittura disumanità, dico mai via quello, io dico controbilanciamo però, cioè se una cosa brutta mi butta il peso della bilancia qui, io devo fare una cosa bella in modo tale più o meno da riequilibrare e controbilanciare, la cosa bella devo fare, non eliminare la cosa brutta, perché la cosa brutta magari piace a qualcun altro. Chi sono io per dire via? Ecco, voi sapete che io sono l'autore di quello splendido corso, di, diciamocelo, che si intitolava Buongiorno 1978, è la cosa a cui tengo di più che ho fatto nella mia vita, la cosa più personale che ho fatto, per quello ci tengo di più, perché poi magari di queste cose
quello che è il tipo, magari meglio di me. Invece quella cosa lì la faccio io e basta. Poi quando l'ho vista tentare da fare, di fare la stessa cosa da altri, anche intellettuali, ci ho sempre avuto da ridire. Io sarò presuntuoso, ma quell'anno lì l'ho trattato meglio io, anche tutta la vicenda amore, eccetera. Comunque sì, eh. E voi l'avete visto qui a Cernusco in una seconda edizione che avevo concepito, poi ne ho fatto una terza, che è la migliore in assoluta, e arricchita di nuovi materiali che nel frattempo ci sono stati, l'ho anche un po' ristrutturata, che se c'era sempre, ad esempio, quella serata numero 2 intitolata Ricostruzione di una strage, in cui obbligavo gli spettatori a vedere tutti i modi in cui è stata ricostruita quella mattina del 16 maggio 78 via Fani, eccidio della scorta di Aldo Moro, rapimento, prelevamento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Ci ha fatto un documentario Ezio Mauro, il giornalista. Tratto da quello, vediamo la ricostruzione di quella mattina del 16 maggio fatta da Mauro, perché ci dà modo di vedere un altro dei grandi protagonisti delle immagini del nostro, della nostra contemporaneità, che è il drone. Ripresa in perpendicolo dall'alto, e che fa un effetto particolarissimo e che mostra la città e mostra delle vie che io ho percorso tantissime volte, sia per il mio interesse di quel caso, sia perché ci vado, no? Anche per altre cose, no? Vivendo a Roma, Quartiere Trionfale, Nord di Roma, Cina Montemario, Camilluccio, eccetera, via Fani, che incrocia due vie con nomi di località che ho frequentato tantissimo, in una ci ho quasi vissuto, via Stresa e via Molveno. Un quartierino tranquillissimo, residenziale, ricco, di Roma, in cui è però accaduto nel 78 per una cosa terribile. Guardate come ricostruisce Mauro in modi ancora più rilevanti il confine e l'osmosi continua, il confine labile tra finzione e realtà. Che già notavamo, vi ricordate, o comunque lo ricordate voi da spettatori autonomi, la notte della Repubblica di Zavoli, tutta la ricostruzione di Zavoli era un incredibile mix di realtà e finzione non dichiarata. Cioè non è che ti dicevano adesso questo inquadratore che stai vedendo è ricreata finzione, questa invece è un'inquadratura reale, questo sonoro è reale, questo sonoro è finto, questa musica è finta, questo sonoro è suono è vero. Un mix incomprensibile alla fine per una persona, devi proprio studiarlo per vedere tutto il mescolamento di realtà e finzione che c'era in Zavoli, che pure è rigorosissimo e serissimo, no? Come giornalista, come la cosa di La Notte della Repubblica. Ma oppure, pur con la sua faccia sempre impassibile, che mi vedo un pochino, non so voi, una camera di espressione, se non un robot, se mi ricorda tantissimo Ian Holm in Alien, impassibile, ma però fa un qualcosa che poi tra l'altro a tratti è addirittura commovente, quel diario lì, in quel documentario lì, quindi molto interessante comunque, l'ho recuperato, non mi ricordo più come si intitola, comunque il documentario che Zio Mauro ha dedicato a Via Fani, a caso Moro. Vediamoci questo pezzettino qui, e vediamoci questa città, questo quartiere di Roma, filmato in questo particolare modo, e quella giornata ricostruita in questo modo. Vabbè, lasciamo perdere tutto l'interesse incredibile di tutta questa vicenda, eccetera. Anche qui, come avete visto, un mix incredibile di realtà e finzione. Addirittura uno dei primi, scopriamo dopo anni, che uno dei primi testimoni è oggi famoso attore, che fanno fino allora studiare. Che può raccontare con la sua voce da doppiatore, che sembra, quindi se l'avessero fatto solo sentire sembra, poteva sembrare il doppiaggio di uno speaker, un commentatore, visto che è proprio la voce del doppiatore, e è un reale testimone. A parte tutte queste elucubrazioni che sono per me interessantissime, ma forse fuori tema, incredibile l'effetto drone, l'avete visto? Ah, io ho avuto la fortuna quest'estate di giocarci, io sono l'unica persona al mondo che giocherebbe con un drone, ma ripeto, occasioni educative vanno anche per me. Casualmente alla festa di compleanno di mia figlia c'è una nostra amica con il suo compagno, che è uno di quegli uomini che sai, come quelli che fanno a calcetto, quelli che giocano a Subway.
computer, lui come gioco, come si è comprato un drone, ci gioca proprio, lui dice, il mio giocattolo, no? È tutto appassionatissimo, cioè, e poi ipertecnico, l'ho sfruttato tantissimo, siamo stati più di un'ora a giocare insieme con il drone e vedere tutti gli effetti che ci sono, le cose che si possono fare e anche le migliorie dal mio punto di vista che si possono fare con un filmato del drone, eccetera. Mentre lui gioca con questi droni, non so quanto questa coppia durerà, quanto una donna può reggere a fianco a uno che sta lì tutto il tempo con il drone a giocare a fare film. Dico, però a parte questo, per fortuna, per il momento sono riuscito a sfruttare questa conoscenza e ho visto esattamente quello che vedo qui, e cioè che dà un'idea molto spalassata di realtà il filmato del drone. Cioè, c'è un qualcosa di profondamente innaturale. L'avete visto? Praticamente fa quello che Orson Welles dice, il cinema è il più grande trenino giocato. Ma qui un trenino giocato diventa anche Roma. Filmato in questo modo, le vie di Roma, sembra un plastico. Non è più una città, la città che viviamo noi. Non è neanche la città in cui col cuore in gola i terroristi aspettavano in quegli angoli. Non è quella città con il cuore in gola con quel pannofino studente sente gli spari e vede il sangue e copre con i giornali il cadavere. Non è neanche quella città con quello stesso pannofino non si accorge dei terroristi perché è impegnato a pensare ai fatti suoi, perché questa è la vita in una città reale. Questo è il nostro muoverci nelle vie di una città reale. Mentre il drone rende tutto un giocattolo. Quel tipo di ripresa in perpendicolo così nitida, così perfetta, no? Quando ce l'hanno pubblicizzata come dato solo positivo la perfezione delle immagini. Ma andiamo a parlare con un tipo che di immagini si intende, il grandissimo direttore della fotografia Luciano Tovoli. Ci ho chiacchierato io, ho avuto l'occasione di chiacchierarci ormai un anno e mezzo fa a Roma, nell'incontro in questo. Cioè, si parlava di Suspiria, sia quello di Dario Argento che quello di Guadagnino, di cui entrambi la direzione della fotografia di Luciano Tovoli, grandissimo della fotografia, fatto mille film, fra quelli che amo io, Bianca di Nanni Moretti, piuttosto che l'immenso, lui è l'operatore di ripresa dell'immenso Diario di un maestro di Vittorio De Senta. Beh, Luciano Tovoli ha 80 anni, persona brillantissima, spiritosissimo, molto carino, veramente spiritoso, ci siamo fatti un sacco di risate. Che bello incontrare una persona più spiritosa di me, e ce ne vuole, eh? No, la patente che lui è una persona brillante che mi confessa che lui è, perché io gli ho raccontato quello che facevo io, lui mi diceva, sai che quello che fai tu è quello che volevamo fare io e Ettore Scola prima che morisse, Tovoli c'ha 80 anni, giù di lì, con Ettore Scola volevamo fare delle lezioni di cinema fatte un po' tipo teatro, intrattenendo il pubblico, facendo vedere dei pezzi e poi parlando, eccetera, più o meno come così, mi racconti che fai tu, eccetera, e praticamente la sera che hai visto stasera che parlavo di Suspiria, io non l'ho detto, ma in realtà era io ho recitato il testo scritto che io e Scola avevamo immaginato per parlare di direzione della fotografia al cinema, e io lo stavo per abbracciare dicendo, ma è esattamente quello che faccio io con i miei spettatori, loro credono che io improvvisi tutto, in realtà recito un testo che ho scritto e a volte quando non sono bravo si sente, come dicevo l'altra volta, che io sto parlando come scrivo, perché poi invece io lo devo tradurre in immediatezza, discorsività e calore umano. Fantastico. E Tovoli mi dice, ma tutte queste immagini digitali eccetera sono troppo precise, l'occhio umano non vede così, e per questo io ogni volta che vedo tutti questi film perfetti dopo l'immagine dico, ma questo è disumano, questo sguardo. Non abbiamo parlato di droni, ma è esattamente quello che io vedo quando vedo quel tipo di riprese. E anche il perpendicolo dà questo effetto di giocattolo disumano, di sguardo di un qualcosa di non umano. Eppure abbiamo visto tante riprese in elicottero. È proprio quello che ho provato col drone. Proviamo col drone a
fare una ripresa diagonale, non perpendicolare su. E quindi lo puntiamo e già migliora, è già un po' più umano. È troppo preciso, come direbbe Topoli, e quindi è uno sguardo non umano, perché la tecnica è troppo precisa e l'occhio non è così. E quindi io riconosco un alieno, uno sguardo alieno dall'umano, quando vedo le immagini troppo precise digitali. Ma per la se tocco quella perpendicolarità, mi può dare un po' di più l'idea che c'è un umano che sta volando con qualche oggetto, che sta vedendo in quel modo lì. Basta vedere un leggermente disbieco, non così perfettamente a perpendicolo alla città di Roma, e forse posso ancora credere che ci sia uno sguardo umano dietro, mi può ancora dare un minimo di calma. Ma chi ne fa più queste impressioni sulle immagini? I critici, il direttore della fotografia, ma voi spettatori ve ne accorgete di queste cose? Riflettete da soli con queste cose, ne parlate con i vostri amici, con i vostri figli, fatelo, perché sono questioni importanti. Perché poi uno dice: ma da dove viene tutto questo cinismo? Ma da dove viene tutta questa mancanza di calore umano nelle persone, questa brutalità che sento? Beh, guardate, viene anche da queste troppe immagini fatte in questo modo che vediamo. Che io detto una volta, esatto, mi sono delle provocazioni, dicevo delle immagini di cellari, le chiamavo immagini ariane, no? Per far capire l'andazzo. Ma adesso anche lì non c'è da demonizzare, però c'è da rendersi conto. Ma una popolazione che non si rende, gli spettatori che non si rende conto di queste cose, non ci riflette mai, è totalmente soggetta, passiva a queste continue evoluzioni, le cose che sfuggono, che fanno slittare sempre più fuori dall'umano tutto il nostro modo di percepire l'altro. Visto che oggi l'altro noi lo percepiamo soprattutto attraverso le immagini. Poi durante il lockdown noi siamo diventati immagini, no? Tu dico di scrivere. Ebbene, saper leggere un'immagine diventa sempre più fondamentale, non è più una questione di educazione al linguaggio cinematografico, è proprio la vita istruzione con l'uso. Leggere un'immagine oggi, in un mondo dominato dalle immagini. Le immagini sono dappertutto, le dobbiamo sapere. E poi naturalmente quel posizionamento, cioè Rita Granati lì, cioè ci manca solo François Truffaut che dice: avanti la terrorista col mazzo di fiori, i quattro col mitra, subito venire fuori da tre siepi. Cioè questo ci dice che anche il nostro muoverci nelle città, noi forse crediamo che sia tutto, ma in realtà è un calcolo abbastanza preciso, soprattutto quando si predispone un qualcosa di vita, no? Non un film di vita. Loro hanno predisposto una brutta cosa, ma hanno, non, anche per questo all'epoca si parlava di geometrica potenza di fuoco delle Brigate Rosse, no? Dando il senso dell'invincibilità di questi che in realtà avevano provato quattro volte a sparare, gli si inceppano le armi, eccetera, perché la realtà è un caos, come ci ha raccontato bene Pablo Fino, per quello ci ha fatto scendere a terra dal drone per vedere alla fine che racconta, e poi le fotografie, qua giù c'è il caos, ed è quello, è quella cosa lì che il piacere di queste ricostruzioni di cartapesta, di questi set perfetti, di questi movimenti perfettamente oliati, di questi droni o di questi Google Maps che ti fanno vedere la città come se fosse un plastico o un trenino elettrico, il piacere di questo deriva dalla nostra ansia di fuggire dal caos, probabilmente, perché il caos ci fa paura. Sapere che può succedere di tutto, l'odore del sangue, però, che ha sentito Pannofino, la percussione acustica sul timpano dei colpi d'arma da fuoco, che è orribile, tra l'altro. Io appunto vi raccontavo che facevo gli assalti alla spiaggia di Civita Vecchia, nonostante fossi il comandante di squadra, eccetera, eccetera, e fossi anche tra l'altro uno dei migliori tiratori per qualche qualità da giocatore di biliardo che ho nel prendere la mia, nel calcolare gli angoli, io odiavo sparare proprio per il rumore, uno l'odore della polvere sparata, ma il rumore è spaventoso dello sparo. Sono stato 10 anni.
io però vorrei dover un'arma da fuoco, per essere... mamma mia, ma tu prova a sparare una volta, che orrore è sentire quel rumore di sparo. Non lo auguro nel tuo giorno, dico sentire uno sparo, non dico ricevere, non lo fare, ma lo sentire, per parte, è già orribile. Ecco, però la vita è questo, è questa esperienza sensoriale, no? non solo quella della vista, tra l'altro sempre più disumanizzata, è perfetta e ariana. Ecco, quello però ci fa paura, e quindi in qualche modo questa realtà addomesticata da Google Maps, dai droni, dalle immagini digitali, o da anche dai set cinematografici perfetti, o anche dei set cinematografici totalmente digitali, cioè che c'è una stanza vuota e poi gli attori si muovono e poi a computer disegnano tutto il mondo. Christopher Nolan, i suoi film sono fatti così. Ecco, questa cosa qui in qualche modo credo che soprattutto per un pubblico giovanile nato con questo tipo di immagini sia in qualche modo rassicurante, perché comunque ti fa vivere fuori da quel caos imbarazzante e pauroso che è anche la vita. La vita è così, è bellissima, ma è anche paurosa, fonte di tensioni, di ansie. In qualche modo questo addomesticamento dei set e dei movimenti ci salvaguarda da tutto ciò. Nessuno mi vuole, io dovrei che vado avanti, soprattutto dietro un tavolo con un microfono, vado avanti con un treno a dismisura, ma basta che voi fate così. Anche se non mi arriva la voce per le mascherine, io vi faccio intervenire. Potete intervenire quando volete facendomi un gesto. Ma visto che non lo fate, io vi faccio comparire Federico Fellini, non in un suo film, ma in un documentario di quel grandissimo regista che si chiama Luciano Emmer, Domenica d'Agosto 1950, Pietra Miliare, un cinema italiano. Fa un documentario per la RAI, una serie di documentari anzi, un artista che parla di un'opera d'arte, e Fellini invece di un'opera d'arte sceglie un quartiere di Roma, che è Leura, un quartiere molto particolare, un plastico vivente. E Fellini, sentiamo cosa dice Fellini di tutto, dell'Euro, del suo rapporto con l'Euro, che dà riflessioni interessanti, e poi è sempre bello vedere e sentire Federico Fellini, secondo me. Dopo che parla Fellini non si può più aggiungere niente, insomma è tutto chiarissimo mi sembra, no? E se c'era qualcosa da dire l'avevo detto prima. Molto interessanti queste riflessioni qui, che mi danno il là, fellinianamente, per leggervi la prima delle due città invisibili di Italo Calvino che stasera andiamo a visitare, che è la città di Sofronia. La città di Sofronia, lo vedrete, entra pieno titolo in questo tipo, in questa riflessione, perché è clamorosamente, scusate grazie che non sto vedendo, è clamorosamente felliniana nell'ultimo, ma introduce anche un qualcosa di, nello stile tipicamente di Calvino e di questo libro qui poi in particolare, che avete già capito dalle altre città, spesso c'è una simmetria interna da cogliere, ci racconta di nuovo un qualcosa che ha molto a che fare con noi, le nostre città, da questo punto di vista del perché costruiamo le città in un senso un po' più spirituale che quello funzionale, più che quello funzionale. La città di Sofronia. La città di Sofronia si compone di due mezze città. In una c'è il grande ottovolante dalle ripide gobbe, la giostra con la raggiera di catene, la ruota delle gabbie girevoli, pozzo della morte coi motociclisti a testa in giù, la cupola del circo col grappolo dei trapezi che pende in mezzo. L'altra mezza città è di pietra e marmo e cemento, con la banca, gli opifici, i palazzi, il mattatoio, la scuola e tutto il resto. Una delle mezze città è fissa,
l'altra è provvisoria, e quando il tempo della sua sosta è finito, la schiodano, la smontano e la portano via per trapiantarla nei terreni vaghi di un'altra mezza città. Così, ogni anno, arriva il giorno in cui i manovali staccano i frontoni di marmo, calano i muri di pietra, i piloni di cemento, smontano il ministero, il monumento, i docks, la raffineria di petrolio, l'ospedale, li caricano sui rimorchi per seguire di piazza in piazza l'itinerario d'ogni anno. Qui resta la mezza sofronia dei tirassegni e delle giostre, con il grido sospeso dalla navicella dell'autovolante a capofitto, e comincia a contare quanti mesi, quanti giorni dovrà aspettare prima che ritorni la carovana e la vita intera ricominci. Tipico schema carliniano della dimezzare la linea, un po' tipo la città di Berlino di cui sentivamo ben nato l'altra volta, che così è un confine spirituale soprattutto. Cioè noi, come direbbe Fellini, moralisticamente convinti che diventare adulti sia un traguardo, ci rassicura la solidità di una città. E questa città di Sofronia, che invece ci invita a ribaltare lo sguardo, cambiare completamente il punto di vista e vedere invece la precarietà nei ministeri, nelle cose solide, la scuola, eccetera, invece quello che davvero resta è quello che noi chiamiamo divertimento, svago, ecco, secondo me è un grande arricchimento spirituale. Nessuno vorrebbe vivere davvero a Sofronia solo nella città dei tirassegni, naturalmente, ma questa città invisibile ci invita a quel discorso del controbilanciamento che facevamo prima e a quel discorso che fanno sempre tutti gli artisti, in fin dei conti, cioè rivoluzionare tutto della nostra vita cambiando il punto di vista. E quella è la funzione dell'arte suprema, cioè invitarci a cambiare il punto di vista sulle cose in modo tale da finalmente emanciparci dalle cose stesse e arricchire la nostra anima e il mondo che noi costruiamo. E quindi a guardare meno con sospetto questi che vivono con la testa tra le nuvole, questi che fanno mestieri che ci sembrano così, invece sono contento che mio figlio sta facendo l'avvocato, sono contento che mio figlio lavora in banca, come se queste cose fossero una reale solidità. A parte che il mondo del lavoro, per come si è evoluto o involuto, secondo il punto di vista dei cristiani, ha mostrato esattamente il contrario. No, guardate, io stesso, come una città invisibile di Italo Calvino, un tempo era diviso a metà, lavoravo in editoria e poi facevo il critico di cinema, poi. No, dicevo, ma la mia idea era, io devo avere, come mi hanno insegnato nella mia famiglia, un lavoro solido, e avevo fatto il liceo classico, le dite lettere, l'editoria mi sembrava il mio mondo, forse l'edito, chissà cosa volevo fare. E poi però, certo, siccome ho capito che io do il meglio di me, queste cose qui, però che razza di mestiere è il critico di cinema, poi si guadagna pochissimo, l'ho capito subito. Io faccio questo lavoro e poi cerco di fare anche quest'altro. D'altra parte poi andavo nelle redazioni tipo Cineforum, eccetera, che frequentavo io, a Bergamo, e scoprivo che il direttore, tutti facevano un doppio mestiere. Cioè quelli che non erano giornalisti, tipo Mereghetti, eccetera, che non guadagnavano come giornalisti, quella solidità lì, e altri facevano due mestieri di insegnanti a scuola, eccetera. E anch'io facevo così. Cosa è successo? Il primo settore che ha colpito le crisi economiche già negli anni 90 è l'editoria, e io ho scoperto che era molto più solido, e infatti tutt'oggi io guadagno facendo il critico di cinema. L'editoria mi ha buttato fuori a calci come tutti gli altri, perché purtroppo sai, non abbiamo più fondi che erano. No, dico, questo concetto di lavori solidi o istituzioni solide, punto di domanda. Questa città di Sofronia secondo me va tenuta sempre a mente come va tenuto sempre a mente quello che ci ha detto e fatto vedere in tutti i suoi film. Attenzione a credere che... vedere ad esempio quello splendido finale, quello splendido film con quello splendido finale a sorpresa su un personaggio che vedi in tutto un minuto e 40 in tutto il film, I Vitelloni, 1953. Il finale è molto indicativo di come la pensa Fellini, perché mostra un qualcuno che la società
la sofronia dei ministeri, dire ah questo sì che rispetto mi ci ha preso coscienza di che cos'è essere veramente un uomo, prendersi le responsabilità, fare un lavoro serio, e parte l'unico degli amici degli italiani che parte per Roma per fare qualcosa veramente di serio, giornalista forse, forse lui è il personaggio che poi sarà il protagonista della Dolce Vita di Fellini, che infatti il titolo iniziale era Morando in città, morando in nome del protagonista di Vita Roma. E però lui è angosciato, è triste, ma l'inquadratura finale non è per lui, l'inquadratura finale è per un ragazzino che lavora, ma essendo un ragazzino, quindi controbilanciando l'anima adulta e l'anima infantile, e resta lì, non ha bisogno di andare a Roma, non c'è bisogno di diventare adulti forse, per raggiungere un equilibrio maturo, non c'è bisogno di dire alla società, ah io faccio l'avvocato, ah io mi sono laureato, ah guarda il pezzo di carta qui, guarda il pezzo di carta qua, per dimostrare maturità sociale e umana. Questo, secondo me, diceva quel finale stupendo di Vitelloni, questo avviene sempre a Fellini. Fellini ci fa vedere anche, Fellini è stato anche, uno dice, ah, fa sempre lo stesso film, Fellini, ma state zitti, per favore, ma qua, ma dove ha fatto sempre lo stesso film? Ha cambiato innumerevoli volte Fellini. È chiaro che ogni autore ha le sue ossessioni di fondo, eccetera, ne parleremo anche dopo, ma, per favore, Fellini, ad esempio, quando fai Vitelloni, nessuno avrebbe immaginato che poteva fare anche cose tipo block notes di un regista, che è l'invenzione, diciamo, in Italia, perlomeno, di quella cosa che oggi va di modissima, che è il mockumentary, cioè il finto documentario. Tu non riesci a capire se è un documentario, sono attori. È un finto documentario, in realtà, block notes di un regista, in cui lui racconta, lui che fa il film, lui che fa il provino, le comparse, eccetera, ma in realtà è tutto ricostruito, è tutto finto. È un finto documentario, in cui si alternano la voce di uno speaker e la sua voce reale come prima. E ci parla di una cosa che sia finta che vera, perché è un progetto di film che lui non ha mai fatto, dopo Giulietta degli Spiriti, nel 66 doveva fare un film intitolato Il viaggio di Jim Astorna, ne avete sentito parlare. Inizia a preparare questo film, poi lui sta male proprio fisicamente, e inizia anche perché in quel periodo lui frequenta maghi, fa esperimenti psichedelici, Fellini in quel periodo lì fa di tutto, e soprattutto è un po' scaramantico, lui si convince che porta male questa storia che sta facendo, perché è un film fra il qui e l'altrove, lo definirei Il viaggio di Jim Astorna, forse quindi sull'aldilà, chi lo sa, e lui che ha temuto veramente di morire prematuramente in quegli anni, ha detto lasciamolo stare Il viaggio di Jim Astorna, però guarda caso tutti i film che ha fatto dal 66 in poi, compreso questo, sono intimamente percorsi dal fiume carsico del tema della morte, sono tutti uno più mortifero è un brutto termine, ma anche molto poeticamente attraversati dal senso di morte, tutti i film successivi di Fellini, e tutti forse hanno dentro qualcosa immaginata da questo film che non ha mai fatto, e forse ha fatto bene a non fare, perché forse il destino di questo film era nutrire tutti i successivi. Tante volte gli artisti hanno questo destino, credono che ah, il film della mia vita, questo è il film della mia vita, il libro della mia vita, non lo faranno mai. E però quella cosa che non sono riusciti a fare, quell'aborto, nutre tutto quello che fanno. È successo anche a me. Un libro che ho tentato di scrivere tanti anni fa, non l'ho mai finito, non sono mai riuscito a farlo, ma da quella cosa lì, da quell'aborto, è nato tutto quello che ho fatto. Anche in questo momento io sto in qualche modo citando quel libro mai finito, mai scritto fino a fondo. Cioè, il fare e non fare, anche quello, non c'è un confinamento, è un osmosi continuo fra il fare e il non fare, fra l'esistente e l'inesistente, fra il visibile e il mondo del non visibile, reale e non reale. Vediamo quello che notte sul regista e qui racconta, questa cosa qui, ma lo vedrete, è in realtà un film, i personaggi che vedete non sono passanti, sono attori che recitano in modo iperfelliniano di quel tempo lì, perlomeno. Le immagini sono strane, perché poi è un film che doveva essere restaurato, insomma, Fellini non è che sporca così tanto le immagini,
Bologna, ci vediamo, Block Notes di un regista. Capite cosa vuol dire finto documentario? Avete visto com'è? Un po' lui parla veramente, no, di quello che gli succede, eccetera, un po' viene raccontato, un po' però è tutto recitato, e quelli lì naturalmente non sono gente che vive davvero lì, ma sono attori che interpretano dei vaghi hippie, ma è chiaro che il senso è che questa città di cartapesta, sognata e abortita, è il luogo ideale forse per immaginare, loro sono dei fantasmi di un'umanità possibile, no? Un sogno ideale, queste allusioni a un matrimonio celebrato al di fuori dei riti sociali consentiti, il loro vivere in questo modo con automobili senza ruote, eccetera. E capite, in questo modo provvisorio, no? Sepolti in chiese di carta senza preti, è chiaro che alludono al fatto che l'arte, attraverso proprio l'esibizione dell'artificio, cioè dell'artificiosità di quello che ti mostra, senza l'illusione o l'equivoco del naturalistico, del reale, è davvero una città realmente esistente, e in quel modo può alludere fortemente alle potenzialità inespresse dell'umanità, che è quello, è una delle rivoluzioni a cui ci invitano gli artisti, cioè gli artisti sempre, tutte le loro opere sotto sotto fanno questo, ti dicono, per questo li definisco rivoluzionari in questo senso, perché ti dicono sempre, tu vai a dormire tranquillo nella tua solita casa, con la tua solita famiglia, con il tuo solito lavoro, di mattina ti svegliare, l'hai già puntato alla sveglia, e dormenti l'artista ti suggerisce all'orecchio, ma sei sicuro di essere felice, tutto bene così nel mondo, la tua vita, eccetera. Ti ricordi il libro che hai letto, il quadro che hai visto, il film che hai veduto? Ti ricordi tutto questo? Non ti ha suggerito che forse qualcos'altro è possibile? E tu ti addormenti così. Ecco, questa è la rivoluzione degli artisti, la rivoluzione possibile, non c'è bisogno di Che Guevara, può bastare Fellini. Anzi, meglio, perché non è una sostituzione di un potere con un altro potere, ma è una rivoluzione copernicana, definirei così, interiore dell'animo umano, dello sguardo sulle cose e sugli altri. Non c'è il disco. C'è il due. C'è il due o c'è l'uno? No, possiamo anche saltarlo, se no, scusami. Vivo. Fammi vedere io la zona, così ti faccio una. Ah no, va benissimo, meglio che non ci sia, non mi hanno reso tutto del tempo. No, tira via, perché io poi vi faccio, sì, esatto, voglio farvi approdare al cinema di animazione. E ho scelto, c'erano varie opzioni, no? Anche adesso ho deciso e sono contento che un caso fortuito ci porti, come spesso accade, forse la scelta migliore. Hayao Miyazaki, un vero autore cinematografico, del regista giapponese di film di animazione, fra i vari film, lui ha fatto dei capolavori assoluti. Qui potreste vedere il suo ultimo film, ad esempio, prima di chiudere forse la carriera come regista, lui l'ha annunciato, e continua come produttore, eccetera. È un film che definirei alla David Lean, tipo Dottor Zivago, dove sarà, perché si intitolava Si alza il vento, splendido film, che ha la tipica ossessione autoriale di Miyazaki, che è l'ossessione per il volo. E anche questo film qui, che è considerato ingiustamente il suo film minore, film delizioso, ma sai, come per François Truffaut, Gli anni in tasca, capolavoro assoluto, ma siccome è con bambini, su bambini, allora è un film minore. Questo Fellini direbbe di nuovo moralistico, no? Cioè, gli adulti erano invece... Ma non stiamo scherzando, ma lo sguardo che ha François Truffaut sui bambini degli anni in tasca di una profondità assoluta, quindi altro che minore, e poi delizioso formalmente. Stessa cosa, Kiki consegna a domicilio di Hayao Miyazaki, finché piace sempre a tutti i bambini, ma che dovrebbe piacere molto anche agli adulti, perché è un film, ripeto, veramente delizioso e profondo, un film molto alla Hirokazu Koreeda, direi, film di incontri umani. La sceneggiatura è una serie di incontri umani del personaggio principale, che è Kiki, giovane streghetta
che deve fare il suo anno di apprendistato. E tecnicamente si chiamerebbe, una delle cose che studiava psicopedagogia all'università, un rito iniziatico. Cioè la famiglia butta fuori l'aspirante strega, adesso ai 13 anni devi passare un anno in una città, vai. Spicca il volo, letteralmente, perché è vola con la scopa, come una strega che si rispetta. Spicca il volo e vai, esattamente quello che non facciamo noi genitori. No, resta, resta, aspettando il momento di soccorso, ti insegni sulla giacca. Cioè, l'educazione della streghetta, forse come era il rito iniziatico, cioè tu devi rischiare di sfracellarti in qualche modo, no? Quindi anche la metafora del volo. Infatti lei a un certo punto ha il problema che non riesce più a far volare la scopa nel film, che metaforizza proprio questo perdere la capacità di librarsi al di sopra di tutte le difficoltà, che è il vero diventare maturi, il vero diventare adulti, il vero saper vivere, come dicevamo l'altra volta, non spassarsela. E quindi già bellissima questa idea qui della streghetta del fare l'anno di apprendistato. Città quasi militarmente organizzate, però forse piacerebbe molto a Salvini, ma tu Salvini questa cosa, perché in ogni città ci può andare solamente una strega per città, non ci possono essere due streghe, quindi dice no, questa strega, questa città è già occupata, c'è un'altra strega, allora lei ha trovato una città senza streghe, in cui lei possa essere la strega di quella città. E durante il film capiamo che queste streghe di città sono delle sorte di angeli custodi che poi aiutano la città. Però formalmente sono delle extracomunitarie queste streghe, che arrivano da fuori e diventano e chiedono la cittadinanza. No, la cosa che mi piacerebbe a Matteo Salvini è che ce ne può essere solo una per città, no? Ecco, però forse vedendo questo pezzo, questo arrivo in città di Kiki, forse possiamo capire un po' meglio anche forse l'atteggiamento che dovremmo avere noi, prima ancora che per l'inclusione di questi che vengono da fuori, per come strutturare e vedere e forse lo sguardo un po' più colorato sulle nostre città che dovremmo avere. Perché poi, sapete, a volte sono non solo le leggi, anche proprio le urbanistiche sono respingenti e poco inclusive, no? Ecco, invece Kiki, vedendo questa città, che proprio perché è disegnata può essere una città di sogno, una città candida, una città colorata, una città in cui che ti ispira, che è bello viverci, anche se poi gli umani che ci stanno dentro, quando si precipita giù, come sempre, questi movimenti alto e basso che stiamo vedendo, poi scopre altro giù. E lei scoprirà indifferenza, cinismo, ottusità, però giù c'è anche qualcosa di buono. E il compito della streghetta sarà in qualche modo tirare gli altri verso il qualcosa di buono, eccetera, eccetera. E carinissima quindi riflessione sull'umanità. Sono bellissimi anche gli incontri umani che hanno in questo film. Ma guardiamoci proprio fisicamente, prima abbiamo visto via Roma con il drone, guardate invece arrivare sempre in via aerea in una città disegnata come questa e filmata in questo modo qui, come invece è molto tutto più poetico. Tu vedi subito che è finto, non è che dice, ah, il drone era finto, invece questo è reale, è iperfinto, ma proprio perché è così tanto finto ti fa percepire qualcosa di profondamente vero dal punto di vista umano. Kiki consegna a domicilio perché lei, che non sa come guadagnarsi da vivere, cosa fare in questa città, scoprirà che grazie a questo suo muoversi veloce con la scopa, forse questa è la cosa che posso fare, le consegne, fare la ride. Naturalmente anche una specie di trailer promo per la prossima serata, come avete forse intuito da questo incontro, cioè l'amore in città. E vedrete che ne parliamo proprio esplicitamente l'altra volta di questo tipo di occasione che in qualche modo può far trovare delle strade piuttosto che altre a chi arriva in una città, no? O percorre certe strade di vita. Ma l'avete visto la visione della città come tendenzialmente incantevole, no? E nello stesso tempo tutto il film mostra cittadini
non consapevoli di questo, lei dall'alto e dall'esterno, è una straniera, proprio questa città, vede il bello, mentre chi giù in strada percorre un po' meccanicamente e abitudinariamente quelle strade, questo bello è come se non lo scorgesse più, e insieme a questo bello non riesce più a scorgere, non a caso il film poi racconta questo tipo di incontri, non riesce più a scorgere il bello delle relazioni umane con le altre persone, le due cose vanno insieme. Ecco, lo sguardo dall'alto spessissimo tende a raccontare allo spettatore in queste strade di cartapesta il sogno ideale, no? L'altro punto di vista, come dicevamo prima, potevamo farvi vedere Mary Poppins e tutto su questo, no? E questi extracomunitari, o come Mary Poppins se lo ricordate, queste persone a cui non si dà retta in società, cioè due lavoratori precari, una tata volante piuttosto che uno spazzacamino, o due bambini, in realtà sono una streghetta, un apprendistato, sono proprio costoro che forse ci possono regalare uno sguardo esterno e quindi salvifico in questo senso, perché noi dall'interno non riusciamo più tante volte a renderci conto. Tra parentesi, lei è appunto King Delivery Service, è il titolo del film originale, chi consegna il domicilio. L'altra volta, venendo qui a Cernusco, io mi sono trovato un po' in difficoltà in strada perché c'era il vetro un po' sporco dell'auto e ero poi molto in difficoltà perché era due anni che non venivo qui. Avevano rifatto l'asfalto di tutto il tragitto che c'è dal casello di Agrate a qua. Io davvero non avevo mai sparti traffico nuovi, guidavo come un vecchietto appiccicato dal volante, non riuscivo a vedere bene, era tutto buio, poco illuminato certi tratti, non so perché, senza le strisce disegnate perché asfalto nuovo, quindi non vedevo niente, dove era la strada praticamente. Allora in questa oscurità, proprio nel tratto più buio di tutti, mi sembra di vedere un qualcosa di scuro alla mia destra. Vagamente mi rendo conto che c'è una pista ciclabile e che questo qualcosa di scuro è un uomo di pelle nera con una cosa quadrata cubica gialla dietro con scritto Glovo, un rider. Io non me ne servo mai di queste persone, che non va benissimo servirsene, non lo faccio mai, però nonostante questo stavo per fermarmi e dargli 10 euro di mancia, perché mi sono immedesimato in questo poveraccio che per lavorare ha in bici, ma deve fare una fatica bestiale al freddo, mi immagino fra qualche mese sulla stessa pista ciclabile con la nebbia, sotto la pioggia, che deve correre, andare di qui di là, eccetera, e poi magari non riceve brutti sguardi delle persone, come capita a Kiki, che fa questo stesso mestiere, o nessuna mancia, e davvero mi dico, caspita, certo che questo concetto dell'accoglienza c'è, da parte già anche dalle strade, da come sono fatte, da come noi organizziamo la vita sociale, questo tipo di mestieri, non è semplicemente una questione di cosa fai a Lampedusa, se fermi o meno alla nave 18, ma anche una volta che sono qua, come si vive e che relazione abbiamo noi, che percezione abbiamo noi di queste persone, di questi mestieri. Lo dico non tanto in un senso caritatevole per l'altro, per lo straniero, per l'extracomunitario, lo dico per un senso caritatevole per me stesso, cioè sono egoista al massimo quando faccio queste riflessioni, perché penso che facendo queste riflessioni io miglioro me stesso. Non so se sono in grado di muovere un dito per migliorare la vita di quel signore lì, Glovo, però ogni volta che io dallo specchietto retrovisore, dopo aver passato un semaforo e non aver dato una moneta, anzi aver chiuso col dito il finestrino a quello che al semaforo mi dice amico, passo, io tutte le volte guardo dallo specchietto retrovisore e lo guardo che si allontana dalla mia vita dietro di me. Ecco, io non ho aiutato lui, quindi sono stato molto poco generoso, però ho aiutato me stesso guardando nello specchietto retrovisore e rendendomi conto, anche perché nello specchietto retrovisore vedo lui che si allontana e il mio occhio sempre più arido che guarda nello specchietto in compresenza, e prendo le mie misure, capisco che razza di umano sono io, e quindi un pochino miglioro me stesso perché almeno me ne rendo conto.
Quindi sono poco generoso con gli altri, ma per fortuna ancora ho qualche generosità verso me stesso nel tentare continuamente di prendere coscienza di quanta poca relazione ho io con gli altri e quanto poco faccio io per gli altri, eccetera, eccetera. E forse questo è un modo per iniziare a controbilanciare. Se lo facessimo tutti quanti, magari ci potremmo aiutare un po' tutti quanti a superare uno dei virus supremi del nostro tempo, che non è il Covid, ma è la pigrizia, data forse dal benessere in cui siamo nati, non solo nelle nostre generazioni, e che ci rende dei disabili veri, non quelli senza la gamba, che vengono olimpiadi, le paralimpiadi, piuttosto che superano tutte le barriere architettoniche di cui le nostre città sono piene, altro che inclusione. È tutto un dire, no, tu qui non puoi passare, no, tu qui non puoi entrare. Tante volte ho scherzato, ma essendo severissimo in realtà, dicendo che in certi lounge bar, io riecheggiando i tempi hitleriani, metterei delle foto di anziani sulle vetrine con scritto io qui non posso entrare perché ci sono degli sgabelliati così che mi dicono 75 anni come ci fa a sedersi. Sono i designer, gli architetti hanno concepito le cose tali per essere locali per giovani. A casa mia questa cosa si chiama nazismo. Io seleziono gruppi umani privilegiati rispetto ad altri e i fragili, gli anziani, gli handicappati, quelli che alcuni mandavano nei forni crematori, beh noi semplicemente non li facciamo entrare, non li mandiamo più nei forni crematori, ma li escludiamo dalla vita sociale in questi modi, barriere architettoniche, passi carrai in cui qualcuno di noi, non cattivoni di forza nuova, qualcuno di noi parcheggia l'auto bloccando l'accesso a passeggini, donne incinta, handicappati tra virgolette, ma i veri handicappati siamo noi che non possono passare con le sedie a rotelle, e poi li chiamiamo disabili, questi sono abilissimi, riescono a passare ovunque, semmai chiamiamo disabili i nostri parlamentari o noi stessi che non riusciamo, pur avendo tutte doti sensoriali a disposizione e arti a posto, però non facciamo niente, e questa è la disabilità vera. Però il mondo dell'animazione, è, che avete visto, ci fa proprio sentire molto forte come l'idea di costruire qualcosa di perfetto nelle città reali o nel sogno delle città di cartapesta, artisticamente costruite, forse rivela qualcosa di struggentemente bello, una tensione del genere umano verso un qualcosa, un tentativo di elevarsi che è commovente. E Italo Calvino, ci salutiamo così, lo racconta in modo splendido con la città di Tecla, che visto che siamo finiti nel cinema di animazione, vi faccio vedere attraverso un cortometraggio di animazione che è stato fatto proprio sulla città di Tecla, delle città invisibili, e quindi vi faccio vedere pochissimo, è il racconto che cercherà già da io, Tecla, ve la mostrano in suoni, immagini, ve la leggono in questo mini cortometraggio in cui visitiamo la città di Tecla e concludiamo la serata. Bellissimo il racconto delle città invisibili, che non a caso fa parte di una sezione di libro che si chiama Le città e il cielo, perché poi vi racconterò un po' come è fatto questo libro ed è perché io sono così disinvolto a usarlo, estrapolando arbitrariamente dei pezzi, senza farvi capire che cos'è che ha fatto Italo Calvino, ma perché lui stesso ha costruito un libro che è fatto per essere usato, consultato, estrapolato, ha una struttura a prisma, diceva lui, e beh, allora usiamo in questo modo, che come una sorta di cubo di Rubik quasi. E questa città di Tecla, è inutile chiusare ulteriormente, dice chiaramente che in questo c'è una tensione spirituale, un'idea di elevarsi del genere umano, quando in tutta questa opera incessante di costruzione, che nelle perfezioni delle urbanistiche cittadine cerca di rispecchiarsi, no? Rispecchiarsi non dirsi
che, ecco, noi umani siamo capaci di fare qualcosa che somiglia all'universo, all'immensità di un cielo stellato, no? È quello lì il progetto. È un progetto impossibile, ma questa tensione porta a cercare il bello, a cercare l'alto, appunto. In questo cercare il bello e cercare l'altro, l'amore naturalmente è la tappa successiva o è la porta di accesso all'amore, no? Che sia anche l'illusione dell'amore, ma è qualcosa di intimamente connesso. E per questo che è molto interessante, sarà molto interessante la prossima lunedì, passare da questo di cui abbiamo parlato stasera, da questa serata, a quella intitolata L'amore in città, che ci farà vedere invece dei vari modi e di varie espressioni di film celeberni fra loro, fra questi, anche vedremo, in cui viene mostrato che cosa vuol dire il contrasto romantico, no? Lo dicevo anche nella presentazione, dell'amore in città, perché la città sembra essere tutto fuorché il luogo che ospita la tenerezza dell'amore. Eppure proprio in questo contrasto c'è la magia di questa relazione, di questa dinamica. Lo vedremo la prossima volta. Io spero che tutte le cose che abbiamo detto stasera siano state sufficientemente chiare. A me sembra di sì, però se io lo vedo dal mio punto di vista, cerco sempre di immaginare il vostro. Ogni tanto datemi delle reazioni, dei report su come state vivendo questo corso qui. Ma vi invito di nuovo caldamente, stasera non è ancora accaduto, e ripeto, siccome io non sono esaustivo, sicuramente in qualcuno di voi è emerso qualche dubbio, qualche domanda, qualche curiosità. Date fiducia al fatto che possa essere utile a tutti, e sapete che se io non vi risponderò sarà o perché io sono incapace a rispondervi, cosa possibilissima, o perché, come vi dico sempre, riterrò inopportuno per il gruppo qua presente il soddisfare quella curiosità legittima che magari è venuta a uno di voi, e vi dirò: ma magari te lo dico alla fine serata. Ecco, questo. Però voi non siate timidi nel provare, perché quella è un'altra forma di generosità, secondo me. Cioè, io tante volte lo spettatore sono stato, come sempre, pochissimo generoso, perché ero timido, dicevo, ma non intervengo, perché no, magari dico una stupidata. E mentre ho questo dubbio, alza la mano qualcun altro. E in genere questo qualcun altro è il classico rompipalle di sala, perché tutta roba, secondo me, che sta lì e funziona, no, perché io no, te, tutti che si annoiano. E allora quello che conduce la sala dice, beh, va bene, se non c'è nessun altro, mentre tutti iniziano ad alzarsi per far capire che andiamo su via, basta. E così tu, timido, tu che hai esitato, non dici quella cosa che invece avrebbe magari dato il là a questi che si sono annoiati di qui, o a quegli altri che si sono addormentati o arrabbiati di là, di mettere in circolo qualcosa di importante. Quindi è sempre invece importante forzarsi ad alzare la mano e provare a dire qualcosa. Comunque, per tutto questo ci vediamo ancora quattro volte, vi dice tutto il tempo, alla prossima!